sono famiglie che devono inventarsi una casa dove non c'è, per poter assistere i loro bambini. Ehi, buongiorno. Hai dormito bene? Sì, alla fine sono riuscita a prendere sonno. Guardavo la finestra della stanza di Luca. Avrei voluto stare vicino a lui. Dai, fai colazione su. Intanto io mi preparo e poi andiamo a trovarlo. Tanto fra qualche minuto ci faranno entrare. Prima di trovare posto nella casa famiglia, la mamma e il papà di Luca dormivano in macchina, davanti all'ospedale dove Luca veniva curato e assistito, in oncologia pediatrica. La distanza dei luoghi di cura spezza le famiglie, priva i bambini del sostegno dei loro genitori in un momento difficile della loro vita. Aiutiamo le famiglie a restare unite. Diamo loro una casa lontano da casa. Una casa a colori.